Grazie. Grazie. Caro Presidente, signore e signori, benvenuti a Genova. Devo dire, è uno spettacolo, siete bellissimi. È davvero una grande famiglia, è davvero una grande famiglia. Vedete, io ho sempre avuto una grande considerazione per la politica. La politica che viene da polis, la città che voi amministrate, e in particolare per quella politica, quella che è vicina al terreno, perché voi ascoltate il terreno, voi parlate con la gente, voi guardate la realtà delle cose, e la realtà delle cose è la più formidabile sorgente di ispirazione che esista per tutti, per voi, per me, per tutti. È assolutamente chiaro, c'è una grande bellezza in quello che voi fate. Ecco, io vorrei parlare per un attimo di bellezza. Lo so che è pericoloso, la parola bellezza è abusata, quasi quasi sembra di parlare di qualcosa di frivolo, di leggero, di superficiale, ma non è vero, non è vero. La bellezza è una cosa forte, importante, la bellezza primaria. La bellezza è una parola che ci è stata trafugata, ci è stata rubata. Anche nella parola, la parola stessa, in tutto il Mediterraneo, la parola bello non rappresenta solo quello che è bello da vedere. Naturalmente tutti sanno che il kalos dei greci non è solo bello, è anche buono, ma anche in Italia, bello è molto più che bello. Anche nelle lingue africane, nello Swahili, che è la lingua dei viaggiatori in Africa, la dissidenza Nzuri rappresenta qualcosa che è bello e buono al tempo stesso. E se qualcosa, qualcuno non è bello, non è nemmeno buono. E se non è buono, non è nemmeno bello. È importante questa cosa. Ecco, vedete, la bellezza si applica non solo alle cose visibili, ma anche a quelle invisibili. Si applica, certo, alla natura, all'arte, si applica però anche alle persone, una bella persona, si applica alle idee, una bella idea. E si applica alla solidarietà, questa bellissima cosa che si chiama solidarietà. E la solidarietà è parente stretta del convivere, della convivenza. Ecco che ci ritroviamo sul tema della città. La convivenza fa parte della bellezza della città. Certo, la città è un'invenzione straordinaria. È un'invenzione dell'uomo, non esisteva, non esiste in natura la città, è un'invenzione. C'è una bellissima storia che voglio raccontarvi. È raccontata da Luis Borges nella Delf. È la storia di un guerriero longobardo, siamo nel VI secolo d.C., nell'Alto Medioevo. Si chiamava Droctulf. E questo guerriero arriva, con le orde barbariche, arriva a Ravenna, qui abbiamo il sindaco di Ravenna. Arriva a Ravenna e alla testa di queste orde entra e improvvisamente si ferma, guarda e vede davanti a sé degli argini, dei ponti, dei palazzi, dei templi, delle scale, delle porte, degli stipiti, delle soglie, dei davanzali, delle finestre, dei pilastri, vede tante cose che non aveva mai visto e tantomeno le aveva mai viste tutte assieme così, che stavano bene assieme. E allora si ferma, è folgorato da una rivelazione, la città. È una bella storia, trovo. E questo spiega, non so se sia una storia vera, lo dice Luis Borges, ma se non è vera potrebbe essere vera. È
E questo rappresenta bene l'idea che la città è un luogo dove tante cose diverse stanno bene assieme. Nelle nostre città poi, quando sono belle, sono davvero belle, straordinarie, e sono tutte belle le nostre città, tante cose che stanno bene assieme. Ma non sono solo le cose che stanno bene assieme, anche la gente sta bene assieme. Lo so che ci sono mille problemi, però la città è il luogo dove si sta assieme, dove c'è la solidarietà, dove c'è la convivenza. La convivenza è una cosa importante, stare assieme. Ecco, questo è per dire come la città ha a che fare molto con la bellezza dei luoghi, la bellezza delle cose, la bellezza della gente. Ahimè, e qui arrivo al punto, questo non succede per una parte delle città, che sono le periferie. E qui voglio arrivare. Voglio arrivare qui perché le periferie, vedete, sono sempre raccontate come luoghi tristi, sono sempre associate ad aggettivi dispregiativi, tristi, lontane, pericolose. Ma non è mica vero, non è vero. Non è vero. C'è tanta bellezza nelle periferie. C'è intanto la bellezza della gente. Spesso c'è anche la bellezza dei luoghi. Sì, dei luoghi, degli spazi, della luce. Ma c'è tanta energia. Le periferie sono fabbriche di energia, di desideri, di aspirazioni. E poi, diciamoci la verità, sono la scommessa di questo secolo. Vedete? La seconda metà del secolo scorso è stata, la scommessa è stata salvaguardare i centri storici. È stato fatto. Bene, la scommessa, grande scommessa di questa metà del nuovo secolo è salvaguardare le periferie. Non c'è ombra di dubbio. Questo è il grande tema. Bisogna connettere, bisogna costruire infrastrutture, tram, metropolitane anche di superficie, ferrovia a bassa velocità, media velocità, grande velocità. Bisogna costruire le periferie, fecondarle con la costruzione di scuole, università, ospedali, biblioteche, luoghi per la gente, luoghi che le strutturino. E poi bisogna anche, ecco, qui parlo di una cosa che mi è molto cara. Bisogna anche rammentarle, sì, rammentarle. Guardate che rammendo non è rattoppo, eh? Rammendo è un'arte molto delicata, molto intelligente. Rammentare le periferie significa fare tante cose. Quello che io cerco di fare molto modestamente nel mio ruolo di senatore a vita al Senato, con dei giovani con cui lavoro. Ma significa fare piccole cose, ma tante, piantare alberi, dovunque, piantare alberi. Non è solo un gesto di affetto. E poi si tratta di fare piccoli progetti di luoghi di incontro, dove la gente si possa incontrare. Si tratta di fare progetti partecipati. Ecco, questo tema della partecipazione è importante, perché fare dei piccoli progetti partecipati non significa incontrare la gente per convincerla, per persuaderla, per sedurla. Si tratta di incontrare la gente per capire. I progetti vengono bene quando si capisce, quando si è leali con la gente. Si costruisce un rapporto importante. Progetti partecipati, lavoro solidale, gli architetti condotti, ecco, mi piace questa idea. Fare degli architetti condotti, quello che cerco di fare anch'io. Insomma, si tratta di costruire una città più sostenibile. Però vedete, qui siamo a Genova e invece di parlare di sostenibilità mi piacerebbe parlare di parsimonia. Sì, Genova è una città parsimoniosa. Ci sono dei maligni
che pensano che Genova sia una città avara, tirchia. Non è vero, non è vero. Genova è una città parsimoniosa. Qui non si spreca niente, questo è il motto di Genova. Qui non si spreca niente. Ed è importante far entrare in gioco questa parsimonia, perché ha a che fare con l'energia, ha a che fare con lo stile di vita, un modo di essere. Ecco, non voglio tirarlo troppo in lungo, voi dovete parlare di cose più importanti. E lo so che ne avete tante. Avete tante cose da fare. Però voglio darvi un consiglio. Lasciatemi che ve lo darvelo. Vedete, io ogni mattina mi sveglio, anche voi, mi sveglio con una certa quantità di energia a disposizione per la giornata. Ecco, 50 kg di energia. Voi sono sicuro vi svegliate con molta più energia, 500 kg, con tutto quel che fate sicuramente. Però la prima cosa che faccio nella giornata è di eliminare tutto il superfluo. Ma lo sapete benissimo, ma è un'opera importante eliminare il superfluo. Ce n'è tanto nella nostra vita. I nostri mestieri si assomigliano, il vostro è più difficile. Il mio edificare, ma si tratta pur sempre di edificare, ma togliere tutto il superfluo è importantissimo. E poi diligentemente faccio tutto quello che bisogna fare, però tengo sempre di riserva 10 kg di energia per pensare alla visione, quella complessiva. Ecco, perché vi dico questo? Perché io vi chiedo di mettere questa idea delle periferie tra le vostre priorità, che diventi una cosa importante, una finalità importante, è la grande scommessa del secolo. Io finisco qui, ma rammentandovi il giuramento degli ateniesi, dei neoeletti ateniesi. I sindaci di Atene, città-stato, nell'antichità. La promessa era questa. Vi prometto, ateniesi, di restituirvi Atene più bella di come me l'avete consegnata. Vi prometto, ateniesi. Non ho altro da dire. Vi ringrazio, vi abbraccio tutti, uno per uno, vi voglio bene. Grazie.